Non mangia e non beve dal giorno dell'arresto, l'ivoriana di 43 anni al centro dell'inchiesta della Procura di Prato sui baby calciatori africani che ipotizza violazioni del testo unico sull'immigrazione e che ha travolto il Prato Calcio. Unica indagata a finire in carcere, la donna ha iniziato lo sciopero della fame e della sete subito dopo l'ingresso in cella lo scorso 20 luglio. È accusata di falsa maternità per far arrivare in Italia attraverso il ricongiungimento familiare giovani promesse del calcio provenienti dalla Costa d'Avorio da piazzare in società professioniste con l'obiettivo di trarne profitto. Un sistema, quello ricostruito dai magistrati pratesi, che coinvolge anche l'amministratore delegato del Prato Calcio, Paolo Toccafondi, interdetto per 4 mesi dalla gestione della società, il presidente della Sestese, Filippo Giusti, e il procuratore sportivo Filippo Pacini, entrambi ai domiciliari. Tutti e tre, negli interrogatori di garanzia dei giorni scorsi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, al contrario della 43enne ivoriana, che oggi ha risposto alle domande dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, titolari dell'inchiesta. Inchiesta. Presenti i legali della donna, Leonardo Sanesi e Nicola Catucci, che al termine dell'interrogatorio hanno fatto richiesta di rito abbreviato, vista la collaborazione dimostrata dalla propria assistita. A breve saranno chiesti anche gli arresti domiciliari. In sostanza, l'ivoriana ha ammesso di aver falsificato solo i documenti per il ricongiungimento dei tre nipotini, figli di due sorelle morte durante la guerra civile. Tra loro c'è il 14enne considerato un autentico talento del calcio, prima tesserato con la Sestese Calcio e poche settimane fa ceduto alla Fiorentina, società all'oscuro di tutto. È riuscita a diventare mamma dei tre minorenni corrompendo l'ufficiale dell'anagrafe in Costa d'Avorio e poi con quei documenti falsi ha imbrogliato la questura di Prato. Lo avrebbe fatto non per fini di lucro ma solo per affetto, per salvare dalla guerra e dalla fame i tre piccoli. Il rapporto con il procuratore sportivo Pacini, che segue il nipote in tutte le sue evoluzioni calcistiche, nasce in precedenza perché è anche agente del vero figlio della donna, 17 anni, giocatore nelle giovanili del Prato. Quanto al suo ruolo nella selezione in Africa delle giovani promesse del calcio, la 43enne ha sottolineato la propria buona fede in un normale sistema di scouting calcistico, definendosi un semplice ponte tra i selezionatori e i suoi contatti in Costa d'Avorio, a cui era dato il compito di filmare i baby calciatori. Massimo riservo da parte della Procura sull'interrogatorio di oggi e sugli elementi acquisiti nei giorni scorsi dopo aver ascoltato molti testimoni e persone informate sui fatti. L'impressione è che l'inchiesta sia destinata ad allargarsi, abbracciando una più ampia rete di persone coinvolte sia nell'ipotizzato reclutamento illegale dei baby calciatori africani che nella presunta frode sportiva legata al sospetto di combine su almeno una dozzina di partite, tra le quali lo spareggio play-out che a maggio ha salvato il Prato dalla retrocessione nei campionati dei dilettanti.